Ciao a tutti, il video di oggi è per tutti i ristoratori che si trovano ad affrontare questo momento complicato dal virus e da tutte le limitazioni che bisogna comprendere prima e rispettare poi nel nostro locale e nella nostra attività. Credo sia inutile citare dati o ricerche per sottolineare l'importanza del video nel social media marketing o per creare empatia con clienti reali e potenziali o ancora per vendere un prodotto. Tutto questo lo è già in un momento normale. Oggi però assume un'importanza enorme perché appunto per queste limitazioni passeggiare e scegliere il ristorante casualmente diventa praticamente impossibile. Dunque che fare? Girare un video e pubblicarlo e possibilmente sponsorizzarlo con un piccolo budget. Sì, ma quale video sarà il migliore per vendere in questo momento? Non esiste una risposta unica. Secondo me è sempre una serie di video. Sì, una serie. Potresti ad esempio girare l'impiattamento di ogni proposta del vostro menù da asporto o delivery, magari raccontando gli ingredienti o i particolari passaggi della preparazione che restituiscano il giusto valore ad un piatto preparato con cura. E magari scherzando sul trasporto che non renderà così bello il piatto, o per chi invece consegna i materiali da assemblare, diventare un vero e proprio tutorial su come rendere anche la parte visiva vicina a quello che proponete voi nel vostro locale. Oppure potreste fare un giro nella sala del vostro ristorante, magari ristrutturato secondo le indicazioni dei vari decreti e ipotizzando una disposizione dei tavoli che faccia intuire anche come sarà l'impatto quando vi verranno a trovare finalmente di persona. A questi video poi sicuramente aggiungete una video ricetta, perché non avete paura che il vostro cliente sia capace di realizzarla a casa sua e non venga più a provarla da voi. Anzi, esattamente il contrario. Creerete engagement, empatia, fidelizzazione e ricordiamolo sempre, la video ricetta è il contenuto più apprezzato e più condiviso dagli utenti nel social media. Quindi mettete la giusta attenzione nel registrarla. Oppure potreste fare un video sulle materie prime che utilizzate, specificando che sono le stesse identiche di prima della chiusura e, qualora non lo fossero, dirlo chiaramente, aspettando e auspicando il momento di tornare alle materie prime originali. Infine, il promo evento o video invito che anticipi la data precisa in cui sarà possibile ricominciare a vivere la normalità del buono e bello che proponete. Allora, queste sono solo alcune delle proposte dei video che potete realizzare. Naturalmente personalizzatele sulla vostra offerta e ricordate che ora che i vostri clienti non possono venire nel vostro locale, voi potete raggiungerli non soltanto con il delivery o con l'asporto, ma anche con la comunicazione e il marketing. Buone riprese e se vi è piaciuto il video vi chiedo di condividerlo perché magari potrà tornare utile a qualche vostro collega e mi piace sempre parlare di collega e non di concorrente. Io credo che ci sia spazio per tutti, ognuno con la propria offerta, con la propria specificità, con quello che lo rende speciale, ma mi piace vedere l'altro come collega e non come concorrente.